Vorrei che si illuminasse questo strumento. Potete farlo gentilmente per noi? Siamo venuti qui apposta per voi, per comunicare, per giocare, per farvi compagnia. Purtroppo non... Fabri, lo senti? Certo che lo sento, respiro. Dai, respiro. Non si può andare sopra, tutto non andato, le fatti le scale, ragazzi. Tutto andato, guardate. Guardate. Vuoi far brillare questi strumenti? Che cavolo mi è caduto in testa? Non ho visto niente. Oh, mi è caduto tipo delle bricioline addosso. Potete avvicinare per favore a noi? C'è qualche bambino che si chiama Filippo? Lui ha brillato! Quello lì, quello in fondo! Veramente? Sì, te lo giuro, l'ho preso! Non ci posso credere! Te lo giuro! Seriamente? Te lo giuro, l'ho preso, ho brillato! Grazie, avvicinatevi! Potete farlo brillare di nuovo? Sei seria? Te lo giuro, ha brillato, l'ho preso in pieno! In quanti siete in questa stanza con noi? Perché fai si scatta? Potete parlarci, raccontarci cosa vi hanno fatto in questo posto? Se vi hanno fatto del male? Hai visto? Un scemo? Offeso se non sbaglio. In quanti siete? Quanti bambini sono qui con noi? Mamma e papà. Oppure ha detto fa male, fa male. Ecco, esatto. Ho detto quello. Vi ricordate di me? Sono venuto in questo posto circa due volte, diciamo. La prima volta feci dopo l'indagine e parlassi tanto con me. Potete confermare se vi ricordate di me illuminando lo strumento? Questo? Le suore mi facevano del male, mi maltrattavano. Oh, forse hai detto sì, eh? Siete morti qua? Nelle stanze? Giustamente.
Volete che andiamo giù? Avete bisogno di aiuto? Qui no, sì. Sì. Ah, una ranocchia. Una ranocchia. Sì. Patatino, guarda. Bellino. Poi il mio telefono. Ce ne sono tante in mezzo alla strada. No, quelle. Se devi rifacere una fotina. Non ci farei tu. Aspetta che mi faccio male, se non rischio di cadere qui, no? Ah sì, vieni qua. Aspetta, un momento qui. Ok. Potete far illuminare questi strumenti? Se vi avvicinate agli strumenti si illuminano. Qualche suora è con noi? C'è qualche suora, qualche inserviente qui con noi? Oh, respiro di prima! Benissimo. Sì, ma c'è. Passa un po' la luce. Grazie. È una suora, infatti ho il respiro di un adulto. E la struttura sta uscendo da nessun ingresso che ci porta. Allora, adesso stiamo andando alla cappella del manicomio. E vediamola che cosa troveremo. Stanze più pesanti hanno fatto anche un simbolo sicuramente satanico. Sì, qua c'è la scritta in latino, è la chiesa. Sì, sento l'aria molto pesante. Non ho sempre gli strumenti di stava qualcosa. C'è qualche bambino qui con me? Qualcuno si è mai sdraiato su questo lettino? C'è qualche presenza legata a questo lettino? Qualcuno ha fatto dei rituali satanici qui dentro? Davvero? No, guarda. La luce sta sfarfallando. No, raga.
Ok, abbiamo acceso lo strumento, quindi potete comunicarci qualsiasi cosa. Se c'è qualche presenza, almeno qualche bambino, ci può salutare con un ciao, per favore, e presentarsi? C'è Filippo con noi? Si dice molto questo bambino. Sempre se esistite veramente. C'è qualche suona, qualche bambino qui con noi? Pure tu. Ma pare che abbia bestemmiato. Sentimento che ho già detto. Se qua c'è qualcosa di sinistro. Cosa hanno fatto qui? Che hai? Mi continuo a sentire strana, mi c'è un po' la testa. Non prendete energia da lei, per favore. Cos'è che ha detto? Non lo so. Volete che prendiamo insieme a voi? Possiamo pregare insieme a voi? Fuori. Potrebbe essere una risposta al fatto che ho chiesto questa cosa. Sì. Ci vuoi fuori, quindi non vuoi che facciamo una preghiera? Cosa c'ho dietro? Perché? Sento qualcosa dietro. One.
Ci potete salutare con un ciao o meglio ancora illuminando quelle strumenti che sono appoggiate sul lettino, per favore? Con un ciao. Amen. Va bene, dai, noi stacchiamo, vi salutiamo, vi preghiamo di non seguirci. Esatto. Rimanete in questo luogo e andate in pace. Allora, siamo appena usciti dalla struttura, è stata per me pazzesca questa indagine, non tanto per gli strumenti, ma per quel respiro che abbiamo sentito all'inizio. Sì. La prima, primissima sensazione che ho avuto è stata, oddio, c'è qualcuno qui dietro l'angolo. Sì. Non di paranormale, pensavo ci fosse un tizio, ma lui ha messo il sensore di movimento all'entrata della struttura, che è una finestrella. Quindi quella lì non c'era nessuno in teoria, però tu che sei lì e senti il respiro così forte... Insomma, ci siamo un po' tutti spaventati, il respiro si è ripresentato. Però. Io spero di sentirlo bene, di farlo sentire bene, amplificando un attimo, ma credo che si sentirà qualcosa, perché ce ne sono stati diversi. Ma poi io anche quel registratore con le cuffie, c'è stato un momento che me lo sentivo veramente attaccato all'orecchio, quindi veramente tanta roba. Ok, quindi insomma, atmosfera veramente, veramente tetra, la prima volta che vado in una struttura, in un manicomio abbandonato. E niente, quindi ringrazio il TPE per essere venuto con me, troverete il loro video e canale in descrizione, un saluto a tutti. Ciao.